eToro fa veramente così schifo? È davvero un broker da evitare? Ciao, sono Michael e benvenuto in questo nuovo video. Oggi ti parlo delle cose che mi piacciono e che non mi piacciono di eToro. Prima di iniziare però ti chiedo un bellissimo mi piace per supportare il video con l'algoritmo di YouTube e farlo arrivare a più persone possibili. Prima di iniziare ti ricordo anche il link in descrizione se vuoi iscriverti a eToro. Inizierei subito dalle cose che non mi piacciono di eToro e quando ho iniziato ad usare eToro appunto questa cosa non la sapevo, quindi ve la dico per prima cosa, ovvero i dividendi. I dividendi ricevuti dagli Stati Uniti hanno un'agevolazione con l'Italia. Perché? Perché solitamente per chi è residente negli Stati Uniti ha una tassazione del 30% sui dividendi. Essendoci l'agevolazione con l'Italia, a noi arrivano del 15% più ci andremo a pagare il 26%. Questa cosa è fatta apposta per i cittadini non europei. Infatti, quando ci iscriviamo a un broker, ci viene espressamente chiesto sei residente degli Stati Uniti e metti la spunta sì o no. Questa cosa però su eToro non è presente. Perché? Perché eToro ha delle sedi anche fuori dall'Unione Europea, ha delle sedi anche negli Stati Uniti. Quindi a eToro i dividendi arrivano già tassati del 30% dagli Stati Uniti e per noi non c'è questa agevolazione. Quindi per chi investe in dividendi statunitensi, su eToro non è troppo avvantaggiato, anche perché pagherà più tasse. Su eToro ci sono veramente pochissimi titoli e non tutti i mercati. Questa cosa non mi piace assolutamente perché non posso scegliere di investire in quello che voglio. Infatti quando iniziai cercai alcuni titoli e non li trovai, non sapevo il motivo, non sapevo se era perché li avevo scritti male, non sapevo se era per il broker o per altri motivi. E appunto è per il broker perché non ci sono tutti i titoli su questo broker. Un'altra cosa che è molto strana invece è che alcuni mercati sono interamente in CFD. Infatti quello italiano non sarebbe presente per comprarlo in azioni reali, ma se investiamo in CFD possiamo comprarlo. La cosa molto strana di questi CFD è che se noi non acquistiamo con la leva, quindi andiamo in per uno come se fosse un'azione reale, possiamo dire, non paghiamo le commissioni. Questa cosa dico che è molto strana perché di solito quando una persona compra CFD va a pagare una commissione giornaliera o overnight. Inoltre questi CFD hanno una particolarità ancora più strana perché appunto ci fanno ricevere il dividendo. Quindi se io investo in Eni, per esempio, posso ricevere il dividendo. Mi è capitato quest'estate di investire sia in Eni che in Enel ed entrambi, anche in Autogrill di recente possiamo dire, ed entrambi tutte queste azioni italiane in CFD non mi hanno fatto pagare commissioni e mi hanno fatto ricevere il dividendo. Questa cosa solitamente in quasi tutti i broker non esiste, perché i CFD non ti danno la possibilità di ricevere i dividendi e i CFD ti fanno pagare delle commissioni. Quindi una particolarità un po' strana che non mi piace appunto per il fatto dei pochi titoli, ma questa cosa può essere forse un vantaggio, anche se rimane CFD. eToro ha un conto esclusivamente in dollari. Anche qui non mi piace perché siamo esposti al rischio cambio in dollari. Inoltre c'è una commissione nascosta, possiamo dire. Ho fatto un video che vi lascio nelle schede su come evitare questa commissione, ma adesso ve lo spiego brevemente. Quando noi carichiamo i nostri soldi su eToro in euro, vengono convertiti in automatico in dollari, perché il conto accetta soldi solo in dollari. E questa commissione del cambio ti va un po' a sfavore, infatti ti fa perdere un po' di soldini. Questa commissione, tra virgolette, nascosta viene abbassata o cancellata quando siamo a livello platino o superiore, significa che sul conto dobbiamo avere più di 20 o 30 mila euro, quindi non è una cosa per tutti. Però, come evitare questa cosa anche per una persona che non ha così tanti soldi sul conto? Semplicemente usate Revolut, una carta che è gratuita. Non è necessario richiedere la carta fisica, vi basta avere l'applicazione con la carta totalmente gratuita, caricate i soldi. Io ho lì i miei soldi, quindi i soldi che carico su eToro ce li ho già su Revolut. Faccio tranquillamente la conversione euro-dollari dall'applicazione, che è in tempo reale con il mercato, e carico i soldi da Revolut a eToro senza problemi usando il metodo carta e me li carico già in dollari. Così evito di perdere qualche soldino caricandoli in euro. Purtroppo c'è una commissione sul prelievo. Quasi tutti i broker non hanno questa commissione, ma appunto essendo eToro un broker senza commissioni ha la commissione del prelievo. Inizialmente era altissima, circa 30 dollari, ma l'hanno abbassata di recente a 5 dollari. Quindi a me non dà troppo fastidio, ma lo dico perché non è una cosa bella. Non ho mai dovuto prelevare su eToro, non ho mai avuto questa occasione di prelevare soldi su eToro, altrimenti magari non li avrei neanche caricati. Io investo soldi che non mi servono, investo soldi che so che sono dedicati agli investimenti, quindi li carico lì e se mai un giorno dovessi prelevarli so che c'è questa commissione di 5 euro, anche se siamo a livello platino o superiore questa commissione non c'è più. Per quanto riguarda le tasse, eToro rilascia un report che troviamo in cronologia, estratto conto e ci escono tutte le informazioni relative all'operatività del nostro conto, appunto. Questo conto però non dà tutte le informazioni necessarie per l'operatività fiscale, quindi non ci basta solo questo estratto conto per
dichiarare i redditi, perché essendo un broker a regime dichiarativo noi dovremo fare la dichiarazione dei redditi. Dovremo quindi affiancarci a un commercialista o a un software dedicato per il trading o per gli investimenti. Se volete un video più approfondito sulle tasse con eToro specifico, fatemelo sapere nei commenti, così cerco di organizzarmi con qualche commercialista o con qualcuno che ne è molto competente e vi porto un video approfondito anche su quello. Quindi fammelo sapere nei commenti e distruggi il tasto dei mi piace. Tutte queste cose che sto dicendo sono comunque soggettive. Ad alcune persone le cose che non piacciono a me può essere che piacciono, e viceversa, adesso le cose che piacciono a me può essere che non piacciono. Mi piace non dover pagare commissioni sull'apertura di un titolo. In quasi tutti i broker, veramente, per aprire un'azione, per comprare un'azione, bisogna pagare una commissione di qualche euro, e questa cosa mi dà fastidio, anche perché se io devo investire pochi soldi, ad esempio 100 euro per esempio, mi dà fastidio dover pagare 1 o 2 euro di commissione. Su eToro questa cosa non c'è, quindi posso aprire e chiudere posizioni ogni giorno quante volte voglio senza dover pagare questo tipo di commissione. Il broker è super regolamentato, questo mi dà moltissima fiducia in più. Molti altri broker hanno magari solo la CISEC o solo la Consob, che ne so, quindi eToro ne ha mille, veramente, ha un sacco di certificazioni, questa cosa mi dà maggiore fiducia. Posso comprare azioni frazionate, questa cosa mi piace moltissimo di eToro, perché su altri broker che ho provato non potevo fare. E che cosa vuol dire azioni frazionate? Vuol dire che io posso comprare un pezzettino di un'azione. Io ad esempio, grazie a eToro, posso investire in Tesla con solo 50 dollari o solo 100 dollari, posso investire in Amazon senza dover spendere per forza 3.000 dollari, altrimenti per un piccolo investitore non avrebbe assolutamente senso comprare un'azione di Amazon. Magari mi piace moltissimo l'azienda, voglio investirci, ma se ho un portafoglio di, esempio, 5.000 euro, 10.000 euro, non vado a mettere 3.000 euro e sbilanciare totalmente il portafoglio perché voglio un'azione Amazon. Essendoci l'azione frazionata, posso comprare anche solo 100 euro di Amazon, per esempio, e costruire piano piano le varie posizioni nel tempo. Sembrerà strano, ma mi piace la sezione chat. Infatti, è come un social, possiamo chattare, creare post un po' alla Facebook, e io posso scrivere le mie opinioni, le mie argomentazioni su un determinato titolo, su una cripto, sui mercati, e vedere cosa risponde la gente al mio post. Ad esempio, è una cosa molto soggettiva, perché ad altre persone questa cosa dà fastidio moltissimo. A me piace, lo utilizzo. Ad esempio, faccio un'argomentazione sul Bitcoin e vedo la gente cosa ne pensa. Comunque bisogna tutto intendere non come consigli di investimento, ma come varie opinioni di altre persone. A me piace vedere i punti di vista di altre persone inerente a un'azione, a un mercato, eccetera eccetera. A me piace questa cosa, quindi l'ho messa nelle cose che mi piacciono. Il broker è totalmente in italiano, questa cosa a me non cambia particolarmente, anche perché capisco l'inglese, però molte altre persone che magari non capiscono l'inglese su altri broker che sono esclusivamente in inglese o non c'è la lingua italiana, questa cosa gli può dar fastidio. E eToro è tutto in italiano, ci sono veramente 30 lingue, non so quante ce ne sono, e questa cosa è veramente un vantaggio. L'assistenza mi piace particolarmente perché appunto possiamo aprire dei ticket o scrivere alla mail e rispondono quasi sempre in meno di 24 ore. Poi da livello gold c'è anche l'account manager dedicato. Io ho un account manager che mi segue in quello che voglio, se ho dei problemi scrivo a lui, lo chiamo o qualsiasi altra cosa. Poi se siamo a livello silver possiamo anche richiedere l'account manager, non viene dato automatico a tutti i silver, però se uno vuole può richiederlo. Addirittura una volta ho scritto alla mail di eToro per quanto riguarda i copy portfolios, video che vi lascio qui in alto nelle schede, e riguardava la tassazione. Non sapevano rispondermi, anche perché è una cosa soggettiva, va da paese a paese, quindi mi ha chiamato direttamente l'account manager mio per spiegarmi la situazione. Da livello gold c'è anche la possibilità di aprire una linea di credito, ma non consiglio di farla, ognuno va a fare le proprie analisi quando si arriva a questo livello, appunto perché ti sta prestando dei soldi eToro e quindi hai degli interessi. Comunque io mi sto trovando bene. Se volete un video più approfondito sulla linea di credito di eToro, magari fatemelo sapere nei commenti e parlerò anche di questa. Comunque un vantaggio esclusivo che c'è, non è ancora attivo, invece è la carta di debito, che si spera uscirà nel 2021, e questa è disponibile dal livello silver, quindi da già chi ha 5.000 euro sul conto in su. E questa carta di debito non ci sono ancora i vantaggi disponibili, perché appunto la stanno ancora creando, ma si dice che appunto toglierà tutte le commissioni di cambio, perché appunto è una carta esclusiva di eToro e potrebbe essere un vantaggio esclusivo di questo broker. Non tutti i broker in Europa, forse nessuno, non vorrei dire una cavolata, hanno una carta dedicata. Molti dicono chi parla di eToro lo fa solo per soldi, o perché c'è il copy trading, quindi una persona può farsi copiare, o perché c'è il programma di affiliazioni che paga molto. Infatti eToro è uno dei programmi di affiliazione che paga di più, ma questo ne parliamo tra poco. Voglio parlare prima del copy trading. Infatti io ad esempio ho il profilo, può essere copiato da tutti, ma ho scritto espressamente di non copiarmi nel mio profilo, perché appunto non lo consiglio, non mi piace troppo il copy trading, e una persona deve analizzare le cose con la propria testa. Poi se uno vuole copiarmi è libero di farlo, cioè la possibilità lì
clicca copia e fa quello che vuole. Non lo consiglio, ma uno è libero di fare quello che vuole se vuole provare. Io personalmente in passato ho copiato varie persone per testare un po' come il copy trading, ma non mi piace troppo, quindi lascio perdere, anche perché è meglio investire su cose che conosciamo e che piacciono a noi, non che piace a Pinco Pallino, per esempio. Passiamo al programma di affiliazione. eToro è uno dei broker che paga di più per quanto riguarda il programma di affiliazione, ma ha dei limiti. Infatti, molti broker basta che fai registrare una persona o fai registrare una persona e deposita dei soldi su e tu vieni pagato da questo broker. Su eToro no, una persona che si iscrive deve anche generare delle commissioni, quindi ad esempio investire in leva e generare delle commissioni giornaliere o altro, ma io personalmente ho invitato su eToro con i miei video più di 50 persone e che hanno convertito, quindi che hanno investito e generato queste commissioni, sono, se va bene, 3, 2 o 3 massimo. Quindi capite che il dislivello c'è apparecchio. Non consiglio eToro per guadagnare soldi, anche perché con 3 persone rispetto a 50 di un altro broker guadagnavo di più, con esempio 50 su un altro broker dove solo si registravano. Anche perché per generare queste commissioni una persona deve fare trading attivo, magari con leva e cose del genere. Io parlo di investimenti sul canale a lungo termine e ho iniziato a usare questo broker perché non ha commissioni di apertura di posizioni, e questa cosa è giusto e mi piace che chi conosce eToro grazie a me inizia a investire in azioni senza dover pagare commissioni per l'apertura di un titolo. Quindi non mi interessa guadagnare chissà cosa da eToro. Poi se qualche persona genera queste commissioni, come io le avrò generate o qualcun altro di quelli che mi segue le ha generate perché due o tre persone hanno convertito, diciamo, ben venga, eToro mi dà una fee, una commissione. Mi piacerebbe sapere da te perché usi eToro o perché non lo usi, quindi fammi sapere nei commenti se già lo stai usando e perché ti piace, o se non lo usi o l'hai usato e perché non ti piace. Per il video di oggi è tutto, distruggi il tasto dei mi piace per supportare il video con l'algoritmo di YouTube, farlo arrivare a più persone possibili e far crescere il canale. Iscriviti se ancora non l'hai fatto, perché siamo vicinissimi all'obiettivo di quest'anno, 5.000 iscritti, e so che ce la facciamo, siamo sempre più vicini, grazie mille se hai schiacciato quel tastino iscriviti. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!